Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Gab91, rieccoci qui oggi con Minecraft, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Allora ragazzi, volevo dirvi una cosa prima di iniziare questo appuntamento. Un iscritto al canale, credo un iscritto al canale, mi ha detto ma non giochi più a Fortnite. La risposta è purtroppo no, non gioco più a Fortnite, non giocherò mai più a Fortnite perché non è un gioco che fa per me. Detto questo ragazzi, bando alle ciance e andiamo subito con questo nuovo appuntamento di Minecraft. Allora ragazzi, come potete ben notare, io sono andato leggermente avanti per quanto basta, ovvero non sono andato poi così tantissimo avanti. Dunque, quello che ho fatto è quello di andare ad aggiungere una nuova stanza su questo lato, ovvero in questa nuova stanza ragazzi, noi che cosa faremo? Faremo in pratica una stanza con delle chest, con delle fornaci e delle chest qui su quest'altro lato, mentre sopra, al piano superiore, sposteremo la nostra camera da letto da qua sotto e la porteremo al di sopra. Se state notando, ragazzi, leggermente un pochettino la grafica migliorata del gioco, sono andato ad installare ben due mod, ovvero sono uno è l'Optifine, che mi dà l'opportunità di poter andare a cambiare le impostazioni di gioco, mentre la seconda invece è lo Shaded, non mi ricordo, aspettate, fatemi vedere, Shaders. Con questo Shaders ovviamente ragazzi vedete quindi Shaders interne, no Shaders, oppure il CUDA Shaders versione 6.1 Legacy. Con questo determinato tipo di mod ragazzi posso andare ad avere una realistica del gioco molto più realistica. Quindi ragazzi, detto questo, bando alle ciance e andiamo subito al dunque. Ovviamente durante l'installazione di codesto tipo di mod, eccetera, eccetera, purtroppo, ragazzi, tadan, non sono più un maschio, ma sono tadan, una donna. E vabbè, ragazzi, purtroppo, che si può avere dalla vita? Dai, su. Comunque sia, stiamo anche a posto così. Allora, quello che volevo fare io, vedete, sono andato alla ricerca dei tronchi di betulla perché a me questi qua, ragazzi, piacciono un sacco. Ora, detto questo, che cos'è che faremo in questo video? Faremo una cosa molto molto semplice, ovvero andremo a creare degli scalini con questi. Perché? Scusi, giovane, perché? Scusa, perché non mi dà lo scalino adesso? Qual è il problema? Che non ho capito, mo qual è il problema dello scalino? Beh, scusa, è questo. Aspettate, fatemi vedere, forse magari non è che esce direttamente con dov'è che era, mannaggia la miseria, mannaggia, perché scusa non esce? Ah, è vero, ecco perché non esce, perché mannaggia la miseria, mannaggia, perché devo andare a convertirli, è vero, mannaggia a me, mannaggia. Sì, è vero ragazzi, devo andare a convertirli, ecco perché non mi uscivano i gradini, e infatti eccoli qua, perché non li avevo ancora scoperti. Mannaggia la miseria, mannaggia, che cos'è? E dai, no? Dunque, allora, 64, 16, questo perché? Perché, ragazzi, devo fare una semplice cosa, ovvero andare semplicemente ad estendere questo lato, perché? Vediamo un pochettino, perché io, sapete che cos'è che volevo fare, ragazzi? Volevo prendere da questo lato e spostarmi in avanti, quindi diciamo più o meno, toh. Facciamo più o meno qua, quindi di qua andare ad estendermi, ma non con questi materiali, quindi useremo gli stessi materiali che abbiamo usato per la nostra casetta in Canada. E quindi niente ragazzi, allora andiamo a distruggere questi cubozzi e cerchiamo quantomeno di salire sul tetto. Anzi, prima di salire sul tetto, ecco qua, questo qui è il lavoro che ci sta da fare quest'oggi. Molto semplice, molto intuitivo, quindi un gameplay di Minecraft molto molto rilassante, molto semplice. Nessuno che ci corre dietro, nessuno che ci viene ad assalire l'ano come negli ultimi appuntamenti, anzi come nel primissimo appuntamento della serie di Minecraft. Ok, quindi credo che forse magari tutti quanti quelli là, mi sa che ho consumato materiale come un pirla. Sì, infatti ho consumato materiale come un pirla, però, ci sta da dire anche un però. Se io in tal caso, ragazzi, vado a cambiare il cubozzo, quindi vado a mettere direttamente questi qua, e devo pure vedere modi di andare avanti, perché se non andiamo avanti, ovviamente sarà veramente una cosa molto 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 angosciante. Io direi ragazzi di partire da qua sopra, ovvero lasciare lo scalino qui e andare direttamente con questi qua. Sì, io credo forse magari che sarà meglio così per tutti. Oppela.
Quindi facciamo così. Oddio, aia, mi ci sono fatto pure malerrimo, ma non fa niente. Quindi tra un po', ragazzi, tra un po' arriveranno anche i cosiddetti mostriciattoli. Insomma, ragazzi, una marea di cose, una marea di cose. Quindi partiremo direttamente di lì. Ovviamente verrà alzato, eccetera, eccetera. Quindi mi sa che ho sbagliato anche. Allora, aspettate, fatemi... Ma non ci arriva a togliermi sto cavolo di coso di qua? No, mannaggia. Allora, facciamo così, va. Dato che comunque sia sta iniziando a fare notte, cerchiamo di... Oh, là, cerchiamo quantomeno di salire e di togliere questo qui. Perché qui, come detto, 1, 2, 3 e 4. Quindi, ragazzi, non la faremo così tanto alta. Quindi, non tantissimo alta, alta, ragazzi. E quindi... Sarà una cosa molto ben più che sistemata. Aia, oppela, perfetto. E mi vai a togliere pure questi qua, perché comunque sia questi qua ora non mi interessano. Ed ecco qua, perfetto, perfetto, ottimo. Ora, vediamo un pochettino. A parte il fatto che comunque sia veramente sta facendo notte come se non ci fosse un domani. Però comunque sia, ragazzi, all'interno della casa ora mi dovrei creare altamente una scala. Però io qua ancora devo finire di fare il tutto. Anzi, no, aspettate, perché adesso qui non c'è più bisogno della nostra stanza. Quindi via tutto, tranne il letto, ragazzi, e tranne il letto, perché il letto ci può servire per poterci mettere a dormire. Ecco qua, perfetto, ottimo. Quindi togliamo tutto di qua, ragazzi. E devo fare anche una piccola scala per poter salire sopra, al tetto di sopra. Eh sì, ragazzi, sì, serve. Quindi la scala mi serve a priori. Ok, e ok, perfetto, ottimo. Dunque, allora aspettate, va, facciamo così, lasciamo un pochettino di materiali qua dentro perché per adesso non mi servono. Lascia questo, il piccone e pure questo qua. Ok, quindi per adesso, ragazzi, mi ci porto soltanto questa roba dietro. Quindi facciamo così. Tacche, tacche, tacche e tacche. Almeno per adesso, ragazzi, almeno per adesso, giusto che si vede qualche cosina. Poi ovviamente è normale che qui andremo a metterci soltanto la zona delle chest e la zona di qualche delle fornaci. Quindi non andremo nemmeno a metterci il divisorio e quant'altro. Quindi sarà direttamente alzata e basta. Ora vediamo un po'. Volevo partire di qua con la scala, però ci sta il vetro. Facciamo così, andiamo a distruggere il vetro e andiamo a metterci direttamente i cubi di legno. Lo so che forse magari potrebbe essere una cosa un po' troppo gnie da vedere, però ragazzi, purtroppo non ci posso fare niente. Perché? Perché così... E ragazzi, mi sa tanto che qua devo per forza chiudermi con... sì ragazzi, dai, su... facciamo una roba del genere, ma quindi arrivato a questo punto devo andare a scassinare qua sopra per poter uscire e all'occorrenza ovviamente anche entrare. Mi sa che ho fatto la pirlata del secolo. Aspetta, no, perché io qui devo andare a camminarci sopra, ovviamente, ovviamente. Quindi aspetta, devi soltanto togliermi un po' di cubi da questo lato, perché sennò io ovviamente non riesco nemmeno tanto tanto a passare. Vai così e toglimi pure questo. Per adesso va benissimo così, va benissimo così. Quindi vado a chiudere qua direttamente. Oppela là che si estende sulla casa. Ora, come detto, ragazzi, la stanza la faremo lunga verso quel lato. Quindi ci sarà un piccolo pianerottolo qua e che si estenderà ovviamente dall'altro lato. Quindi 1, 2, 3 e 4. Quindi non la facciamo tanto alta. 1, 2, 3 e 4. Ok. Poi ovviamente a chiudere verso questa parte qui. Così, in questa maniera. E poi ovviamente, ragazzi, andremo da quel lato là. Ora, se mi butto di qua mi ci faccio super iper malerrimo. Quindi... aspettate, oddio. Salve, scusi, buon uomo, nell'oltretomba lì non si vede, ma manca a pagarla d'oro. Quindi scusi, E che cos'è? Aia. E che... Oh! E dai, e basta. Morice, maledetto, morice. Che cavolo. Dunque... Aloras, vediamo un pochettino, dato che... Oddio, ma chi cacchio t'aveva vista te? Scusi, giovane, perché diventa la faccia rossa? No, 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 no. Come lo sapevo, perché?
Perché succedono queste cose a me? Perché? Per quale motivo logico devono succedermi queste cose? Vieni qua che ti piglia d'accettate sulla faccia, maledetto. Sto strunz che non sei altro, maledetto. Mannaggia la miseria, mannaggia. Che cos'è ancora? Basta, eh? Ok, d'accordo che non c'ho le cuffie per poter sentire dall'altro lato, però non so mica pirla, eh. Vediamo un pochettino, va. Dato che abbiamo detto che questa qua mi deve finire, in tal caso, qua. No, aspettate che noi qua dobbiamo soltanto farci le colonne. Non è che dobbiamo farci chissà che cosa. Noi qua dobbiamo farci soltanto le colonne. E voi dite, ma la stanza dov'è che la vai a mettere? Bella domanda. La stanza dove la vado a mettere, bella domanda. Anzi, aspettate, sapete che cosa? Che forse magari si potrebbe fare invece in un'altra maniera. Ovvero, aspettate un po' una roba, aspettate un pochettino una roba. Perché se io vado a togliere questi qua, no, mettete caso che io li vado a togliere tutti quanti. Io lo so, ho speso materiali inutilmente, quindi è una cosa che io sto progettando proprio così nel mentre che io sto registrando, ovviamente. Diciamo che, oddio, no, scheletri. Quindi, chiudi. Nell'alba di un nuovo giorno si riprendono di nuovo i lavori. Dunque, allora, aspettate un attimo una cosa. Facciamo così, se io il pianerottolo della stanza lo vado a fare qua, in questa maniera. Oppe là. Quindi, dovrei fare semplicemente una cosa del genere. Sì, vabbè, questo qua poi dopo lo facciamo magari più in là. Devo semplicemente cercare di vedere dov'è che finisce l'altro. Perché noi su questo lato qui andremo a farci la camera, mentre di lì facciamo soltanto un piccolo pianerottolo. E già, vediamo un po', va, vediamo un po', cerchiamo quantomeno di studiarla questa roba. Allora, perché io sotto qua avrei intenzione di farci la... Oddio, ma che cacchio ci fai tu? Ma non dovrebbero morire sotto il sole? E infatti, maledetto, che cavolo, maledetto. Come detto, io sotto qua ci vorrei fare la miniera. Quindi andando di qua e andando di qua, noi qua entriamo in miniera. Però l'unica cosa che vorrei fare è quello di non tanto andare ad ostacolare. E qua mo sì che so maroni. Perché in tal caso, se io inizio da qua, no? Quindi, no, maledetto. Quindi iniziando di qua, io arrivo qua, no? Giusto? Ed è giusto. Quindi, com'è che possiamo fare? Sapete che non lo so, ragazzi, com'è che possiamo fare? Aspetta. E forse magari c'ho le idee. Ok, quindi perciò si ferma qua. E per non far stare questa qui senza il blocco, ci starebbe anche abbastanza male, però... no, aspettate, invece no, sapete? Perché mi va a capitare giusto qua. Quindi, arrivato a questo punto, io che faccio? Vado a togliere un gradino di qua e ci metto il blocco. Io c'ho tutto lo spazio per poter entrare, forse magari vado anche ad aumentare lo spazio qua. Sì, ragazzi, sì. Si potrebbe fare, quindi aggiudicato. Aggiudicato, perfettissimo, ottimo. E quindi perciò abbiamo due colonne. E quindi, ragazzi, potrebbe andare pure benissimo così, eh. Quindi qua sopra qui ribadisco che ci sarà la nostra stanza. Qui sarà chiuso, ovviamente sarà chiuso e quant'altro. Allora, abbiamo un po' di carne? No. In compenso abbiamo la carne marcia. Che me la vai a buttare, non lo so, facciamo qui sotto qui in acqua. Ecco, vedete qual è la cosa più bella dello shaders? Che lo shaders ti dà l'effetto acqua, proprio come se fosse una cosa realistica. Dunque, continuiamo qui. Ma io mo riesco a salire? No, non riesco a salire di qua, maledizione. Allora, facciamo così, va. Salgo a modi scrap mechanic e manco Minecraft scrap mechanic. Dunque, finiamo di fare la struttura intorno, quindi vai così.
Pure di qua, ovviamente pure di qua. Oppela, perfetto. Mentre qui ci sarà l'altra colonnina. E non ci arriverà, aia, mai nella vita. Non ci arriverà mai nella vita, però... Uppela, perfetto, e vado a chiudermi anche su questo lato. Quindi ragazzi, questa qui sarà la nostra piccola casetta. Quindi sono andato ovviamente ad espandere tutto quello che potevo espandere, perché comunque sia mi piace farla proprio così. Vediamo un pochettino, vediamo un pochettino. No, aspetta, aspetta, perché volevo cercare qua, aia, quantomeno di continuare a fare questo. Vediamo un po', aspettate, mi sa che qua c'avevo la carne, eccola qua, perfettissimo. Allora, magna, perché ti vedo un attimino deperito, poverino, poverino. Vediamo un po', vediamo un po', gli altri cubi, eccoli qua, perfetto. Quindi me li converti tutti quanti e vai giù di altri, oh là là. Perfettissimo, ottimo, perché comunque sia ragazzi, mo qua ce ne servono veramente in quantità industriale. Ecco qui. Ah, ridagliela, maronne sante, che qua e che cacchio. Dai così, dai così, dai così, dai dai dai, dai così. Ah, ridagliela, sono caduto io nel buco più grande, benissimo, perfetto, ottimo. E chi se lo sarebbe mai aspettato, chi se lo sarebbe mai aspettato. Aspetta, va, facciamo così, togli, togli di qua sto coso. Sì, vabbè, ma ne ho sbagliati tre. E che cos'è, mannaggia la miseria, oh. Dai così. E vai così. Guarda un po' che me tocca fa. No, aspetta, aspetta. Opera. Che me tocca fa. Che me tocca fa. E vai così. E vai pure così. No, aspetta. Aia. Naccia la miseria. Oh. Che cos'è? Che due maronzoli. E dai però. Non mi far bestemmiare le lingue giapponesi, cinesi. No, eh. Proprio che non ti piace. Eh? Oddio. Oddio, mi sa che qua c'è da fare qualche cosa. Facciamo, facciamo così, va. Parliamo a modi. No, non così, giovane. Mannaggia, maronne santissime. Mi sa che mi devo spostare. Mi sa che mi devo spostare all'incirca, all'incirca quasi qui. Ecco, perfetto. Oddio, oddio, aspetta, aspetta. Vai qua, vai qua e vai qua. Oh là là, buongiorno, salve, ecco qua, ottimo, perfetto. Ora cerca quantomeno di non cadere giù come un pirla e togli questa roba. Perfetto, e togli pure questa qua. Ottimo, ora vediamo un po', cerchiamo di capire ancora di più come possiamo andare avanti. Allora, questo qui ovviamente ragazzi fa tutto quanto il giro intorno, mentre qui ovviamente ci sarà fatto il pavimento, che con il pavimento avrei quasi una mezza intenzione di farlo in vetro, quindi di fare in tal caso il cagone. Sì, cagone. E insomma ragazzi, avete capito, dai su. Ora andiamo di nuovo qui e iniziamo di nuovo con i pilastrini 3. E 4. Oh, finalmente t'ho beccato. Finalmente t'ho beccato, maledetto strunze. Che cavolo. Ecco qui, perfetto. Aia, ottimo. Veniamo qui con il tetto. Aspetta, questo qua, questo qua e questo qua. Perfetto, ottimo. E andiamo a chiuderci. No, pure da questo lato. Oppela, perfetto. E tacchete. Ullala. Dunque, allora, vediamo un po', finiamo di chiudere anche quest'altro lato qua. Ok, perfetto, molto 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 meglio, è molto molto meglio. Qua poi dopo ragazzi vediamo un pochettino anche se fare un piccolo balconcino, insomma, lo possiamo arredare come più ci garba, come più ci garba e come più ci piace. Ora, vediamo un attimino come che possiamo andare avanti. Vediamo un po', io volevo fare la stanza un po' leggermente diversa, quindi non con il letto rialzato, ma con il letto ribassato. Quindi che cosa significa? Significa che mi devo creare il tagliapietra. A posto. Com'è che si crea il tagliacose qua? Il tagliapietra, com'è che si crea il tagliapietra? Tagliapietra, tagliapietra. Oppure, se no, direttamente, eccolo qua. Dunque, allora, servono tre mattoni e un ferro. Tre mattoni e un ferro. Questi qua li posso mettere a cucinare. Il ferro pure ce l'abbiamo e stiamo a posto.
Aspetta, ok. Qua ne abbiamo di carbonzolo, sì, ok. Quindi vai di pietrisco, toglimi. No, ho detto togli e togli pure questa qui, perché questa qui non c'è bisogno che me la metti qua. Allora, uno, abbiamo bisogno di tre di pietra e uno di ferro, giusto? Da quello che ho capito, siamo a due, perfettissimo, ottimo. Dai, forza però, quanto tempo che ti ci vuole per poterti far craftare robe a te? E 3, ok, quindi abbiamo detto che serve tacchete, ed ecco qua il tagliapietra. Il tagliapietra, non so se posso tagliare anche la legna, no, quindi inventario, soltanto la pietra posso tagliare? Io soltanto la pietra posso tagliare? Ah, eccolo qua, però, ma non c'è pure un tagliapietra per la legna? Taglialegna? Una sega che detta così suona malissimo, ma vabbè, ci siamo capiti. Mi sa tanto, ragazzi, che mi ci conviene che me li crafto io così. Come? Eccoli qua. Sì, infatti, dai, su. Allora, vediamo un po'. Ne facciamo un pochettino perché possono sempre servire. Il tagliapietra può sempre servire a farci qualche altra cosa. E allora, facciamo così. Saliamo direttamente di qua. Tanto ormai abbiamo la big scalinata. Allora, vediamo un pochettino, facciamo direttamente il pavimento, però il pavimento, sapete com'è che lo volevo creare? Lo volevo creare direttamente con questi, che secondo me ci potrebbe pure stare bene. Allora, metti da parte questi, gli scalini no, questi qua, questi qua, questi qua, questi qua me li tengo io, questi qua pure, mi sposti questo qua e questo qua, ok. Dunque, allora, vediamo un po', va. Ho chiuso la porta di casa. No, chiudi la porta di casa. Perfetto. Allora, mettimi questi per adesso. Almeno così riesco a salire in tutta tranquillità. Mo' speriamo che non mi attacca nessuno da sopra i cieli. Da sopra i cieli. Allora, vediamo un po'. Facciamo un pavimento fatto del genere. Quindi, anche se viene un po' leggermente diverso, mi ci accontento. Perché comunque sia, noi non siamo qui per fare le cose come i locatelli, però ci si prova, ci si prova. Sì, sembra quasi che ho ammazzato una mucca. Ecco, forse magari sarebbe la cosa ideale definirla così. Quindi ho ammazzato una mucca e ho fatto con la mucca una roba del genere. Ora, vediamo un pochettino dove fare il letto, perché secondo me già questo spazio per me già mi potrebbe andare bene. Quindi mi sa tanto che devo mettere. No, aspetta, perché scusa me lo fai a doppio? Io non ho detto di farmelo a doppio. Ah, ecco, ora sì. Ora no, ora sì. Vediamo un po', ragazzi, se il lettino ci sta qua dentro. Vediamo, perché se no poi magari devo andare anche a fare altre robe. Quindi vediamo un pochettino se mi riesce. Se mi riesce, dimmi di sì. No, è rialzato. E per forza è rialzato, perché ci vogliono in tal caso gli altri blocchi di questi sotto. E là sotto vedo un big ragnone. Fin quanto noi stiamo qua sopra è tutto a posto. Poi, quando dobbiamo andare di sotto, ecco, infatti, ora inizia veramente il bello. Inizia veramente il bello. Quindi, che cos'è che devo fare? Devo andare di sotto. Dov'è che... Scusi... Oddio, maledizione, che cavolo è che avevo visto? Avevo visto robe. Avevo visto robe da fuori, giusto? E mi... No, 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 maledetto, 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 viene di esplodere qua, vieni ad esplodermi qua, maledetto stronzo del manga. Scusa, giovane, maledetto, maledetto, maledetto. Scusa, no, non ti permettere, ma tu non ti devi proprio permettere, tu devi venire qua ad esplodermi, perché sennò ti faccio esplodere io da un'altra parte, ma non davanti a casa mia, maledetto stronzo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, ancora. Mo' qua mi puoi esplodere come ti pare. Pure tu, vieni qua, papà. Vieni qua che ci sta una bella fontanella che ti aspetta, papà, fan club. Ok. Hai voglia a morire ammazzato tu qua dentro? Ronzetto. E c'è, vuoi venire pure tu? Ah, vieni pure tu, vieni. Dove vai, accuccia? Dove vai? Vai dentro, accuccia dentro.
Dai, su, su, su. Vieni, 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 vieni. Opela, perfetto. Andate, tutte e due. Oh là là. Non fa niente, ragazzi, che ho consumato un po' di materiali. Tanto di materiali ne abbiamo veramente in quantità industriale. Dicevamo, dicevamo. Dunque, devo fare questo piccolo lavoretto per tutto quanto lo spazio. Quindi andare a metterci la controparte, maledetto. Che cos'è, un creeper? No, è un bastardone. Un bastardone di quei bastardoni. Maledetto, maledetto stronzo che non sei altro. E tanto quello là dice prima o poi ci esci. A finire il lavoro prima o poi ci uscirai. Maledetto, maledetto. Mi ci sono venuto a prendere il punticino di esperienza, che era il mio, non il tuo, maledetto. Maledetto. Maledetto, che due maroni. Devo stare attento ai creeper. Se sto attento ai creeper, magari cerco quantomeno anche di potercela fare. Allora, stavo... Eccola, eccola. Scusa, bel creeper, vieni di qua, vieni, che c'è una bella sorpresina che ti aspetta. Vieni, 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 vieni con me, vieni. Vieni con me. Ti porterò lontano perché tu ci devi morire qua sotto e lo sai. Allora, non siete tanto famelici tutte e due, eh? Quello là mi è esploso, non fa niente. Ma guarda un po' sti cavolo di stronzi, però. Guarda un po' sti stronzi. Cioè, ce ne sono veramente in quantità industriale. Damo se va. Damo se a dormire, raga. Perché qua veramente non se può proprio. Devo mettere semplicemente... Aspettate, va. Il letto, il letto, il letto, il letto. To. Ci sono troppi mostri nelle vicinanze. Mannaggia a voi. Vabbè, che io comunque sia, ragazzi, posso pure continuare da sopra. Ma che cacchio ci fai in casa mia, maledetto? Guarda quello. Guarda quello. Ma che maleducato. Maleducato che non sei altro. Maleducato che non sei altro. Quindi io, arrivato a questo punto, posso fare in questa maniera. Questo perché, ragazzi? Perché ovviamente non lo posso fare soltanto con questi, ma mi servono. Oppela, perfetto. E ora qui sopra, come giusto che sia, gli vado a creare quel piccolo gradinetto. Ora vediamo un po', vediamo un po' se, ho, se non ho sbagliato niente. Perché mi sa che devo andare a togliere la parte centrale. È giusto? Sì. Quindi la parte centrale vuol dire che devo togliere 1 e 2, perché sennò altrimenti, ragazzi, non lo posso posizionare. E tacchete. Ragazzi, questo qui è il mio letto. Questo qui è il mio letto. Ma cioè, è inutile che lo dico, è inutile che lo dico. Cioè, ma io so veramente una cosa fenomenale. Dunque, detto questo, vediamo un po'. Io qua però vorrei chiudere con il vetro, ovvero vorrei farmi la camera da letto fatta tutta quanta in vetro. Come si che so cacchi, per poter andare a recuperare vetro ci vuole veramente una marea di cose. Allora, chiudi un pochettino, anzi, mettimi un po' di torce per adesso sparse qua in giro così. Giusto, che fai? Giusto così, per darmi un pochettino di luce, ma giusto un pochettino, però noto che non fanno poi così tantissima luce però, eh. Forse magari dovrei andare a modificare un attimino quello che potrebbe essere la mod. Metti una qua. Sì, ragazzi, le metto tutto quanto intorno intorno. Diciamo che abbiamo una bella cosa a lume di candela. Vabbè, che lume di candela qua. Aspettate, fatemi girare questi qua. Ok. Sì, fatemeli. No, non li devo mettere così, ma li devo mettere dall'altro lato. Quindi uno così. E ho finito i blocchi. Ovvero ho finito i blocchi. È cascato di sotto sto pirla. Fatemi dare un'occhiata. Qua niente. Qua invece aspetta. Beh, è inutile che me li prendi tutti a 64. Tanto non mi servono tutti a 64, voglio dire, no? Sì, tanto voi qua sopra qua non ci arrivate. Però là sotto vedo una strega. No, non è una strega. Che roba è quel coso là sotto là? Me lo sapete dire forse magari qui sotto qui nei commenti che cosa è? Non lo so. Non è che io ci gioco tutti. Guardalo. Non è che io ci gioco tutti i giorni a Minecraft. Ma pensa, ma guarda questo qua. Ma scusi, giovane, ma come si permette a venire qui davanti a casa mia, maledetto? Maledetto. E che cos'è? Dai, no? E io qua che sto a fare un lavoro. Ma quelli là sono morti qua sotto. Ma no, ma non possono mai morire. Non possono mai morire qua sotto. E vabbè, se muoiono, muoiono. Oddio, il ragno adesso è molto più inquietante, maledetto stronzetto. Mo che gli ho dato le texture nuove. Via, Damose. Ullala, perfetto, perfetto. E mi sa che non c'ho più carne. Mi sa che non c'ho più carne a cuocere. Giusto? O mi sbaglio? O mi sa che...
Un altro pochino. Allora, ci abbiamo un pollo che lo vado a mettere subito a cucinare. Mentre qui abbiamo... Ullala, perfetto. Un altro pochino di carne. Senti, scusa, pigliami sta cacchio di carne marcia, per favore. E buttamela lontana da qua. Mamma mia, non ne posso più di sta carne marcia. Io sono umano e mangio la carne umana. Quindi non datemi fastidio, per favore. Che cos'è? Perfetto. Butta in acqua sta roba qua. Sì, non ti preoccupare, fino alla fine ti faccio cadere pure a te. Wow. Quindi, butta via sta roba qua, che cavolo, che due maroni. Sì ragazzi, la torcia la lascio, almeno così mi ci posso fare un piccolo resoconto di dov'è che mi trovo nell'area. Dunque ragazzi, dunque, allora, noto che il tempo vola via. Arrivati a questo punto, io direi quasi quasi di mangiare una cosa e di salutarci con questo nuovo appuntamento. Ullala, perfetto ragazzi. Detto questo, mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Condividete il video per poter aiutare serie canale a crescere. Mi raccomando, qui sotto qui fatemi sapere che cos'è quella signora, ovvero magari chi potrebbe essere quella signora che con il cappellino in testa. Detto questo ragazzi, noi ci si becca molto presto con un nuovo video. Ciao a tutti.